Una piazza illuminata che chiede più diritti. Sotto il tricolore di Palazzo Rasponi, tante associazioni, realtà, movimenti, forze politiche si sono ritrovati in piazza Kennedy a Ravenna per protestare contro l'affossamento del DDL Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia, che non ha avuto il voto favorevole del Senato. Una manifestazione condivisa dall'amministrazione bizantina con il sindaco Michele De Pascale e la presidente del consiglio comunale Widad Bakkali, che hanno assicurato come il centro-sinistra continuerà a chiedere una legge per la parità dei diritti. Nel frattempo però 154 senatori a scrutinio segreto hanno votato la tagliola richiesta da Lega e Fratelli d'Italia e hanno così impedito l'approvazione della legge Zan dopo il voto favorevole della Camera. E così, fa sapere Arcigay, gli episodi di omotransfobia continuano, come a Ferrara, dove il 31 ottobre alcuni ragazzi sono stati aggrediti con petardi, insulti e richiami al fascismo. Ragazzi che stavano facendo i fatti loro e vengono aggrediti e gli viene detto che se ci fosse il fascismo, sapete cos'è il fascismo, non potrebbero essere quello che sono. E parliamo di pochi giorni fa, proprio oggi, c'era una manifestazione a sostegno di questo episodio a Ferrara. Come si riprende la lotta per i diritti dopo il voto in Senato? Si riprende sicuro dalle persone, dalle piazze e dal basso. Non lo so se andremo a fare delle raccolte firma, delle proposte di che natura. Sicuro partiremo dal basso. Sicuro intanto l'Italia vuole gridare la propria rabbia, la propria delusione per quello che è successo. Deluso da questi partiti in Parlamento? Siamo delusi, sì, siamo tutte deluse perché alla fine dei conti è solo una questione di giochi di potere e di acquisizione di preferenze ed è assurdo che questo venga fatto sulla pelle delle persone. Molti hanno commentato quella scena degli applausi dopo il voto, che effetto vi ha fatto? Rabbia, sicuro fa tanta rabbia, fa tanto dolore, provoca tanto dolore una scena del genere perché le istituzioni non dovrebbero permettersi di esultare in questo modo per aver fossato una legge che va a tutelare le vite delle persone.